crediamo che la musica, così come altri strumenti, altre idee importanti della vita sociale, come lo sport, come altre, l'arte, eccetera, siano nel nostro, così, nella nostra idea culturale, una opportunità gigante per far arrivare la voce attraverso appunto testimonial come voi di quelli che sono i valori sociali, i valori più importanti che il miglior spirito umano dovrebbe rappresentare. So che tu, ovviamente sappiamo che tu hai anche una grande accademia dove in qualche modo si premiano dei giovani che vogliono, ecco, debuttare nel mondo dello spettacolo, in particolare dell'opera lirica. Ecco, a te l'idea di capire come sia possibile coniugare i valori umani, i valori sociali, con quello che tu fai quotidianamente. Allora, dunque, prendo spunto da quest'ultima cosa di cui hai parlato, cioè questo di voler aiutare i giovani. Allora, e hai parlato di questa accademia. Io in verità ho due realtà sempre rivolte per aiutare i giovani. Una è un'accademia dove insegno qui a Firenze, ma soprattutto quello di cui parliamo adesso è un'opera studio che io tengo ogni anno a Guardia Grele, che è uno splendido borgo in provincia di Chieti, in Abruzzo. E in questo festival, quando mi hanno chiamato qualche anno fa per collaborare e mi hanno chiesto vogliamo fare qualcosa un po' di particolare, io ho proposto subito un'opera studio. E l'opera studio consiste nel preparare, infatti, prima di tutto una selezione di giovani voci attraverso concorsi, audizioni, coloro che vengono poi selezionati come premio hanno la possibilità di fare quest'opera studio, che è una full immersion meravigliosa con docenti, la sottoscritta per quanto riguarda la parte canora, poi c'è registi, ho invitato registi di fama internazionale, direttore d'orchestra, e aiutiamo questi giovani a entrare nel mondo della lirica, ma entrando studiando, perché secondo me oggi la cosa fondamentale per i giovani è lo studio. Senza lo studio non si va avanti. Questo non è un lavoro dove sei fortunato e ti va bene. Sì, può anche succedere quello, però è fondamentale lo studio. Il canto, la musica, qualsiasi forma artistica è prima di tutto disciplina, capito? Per cui questa mia idea, che è stata poi assolutamente coadiuvata dai miei colleghi, collaboratori, è veramente dare la possibilità a questi giovani che vengono da ogni parte del mondo di farsi proprio le ossa con lo studio, con le prove, quanto, e come posso dire, dargli il benvenuto in questo mondo meraviglioso, anche dorato, parliamoci chiaro, perché chi ha a che fare con l'arte, con la musica, entra in un mondo con tantissime difficoltà, ci metto tante virgole, ma indubbiamente un mondo meraviglioso. E poi c'è un'altra cosa, che avendo anche molta esperienza nella musica contemporanea, quindi di musicisti, artisti contemporanei, l'opera di Lino è stata veramente una sorpresa per me. Io ricordo ancora con grande piacere quando ci siamo visti, era il 2019, vero? Se non sbaglio. Sì, settembre 2019. Settembre del 19? Esatto. Devo dire, ancora prima di ascoltare la musica di Lino Zimbone, io mi ero subito affezionata a Lino Zimbone in persona, un uomo di una gentilezza, di una semplicità che non vuol dire essere elementare, di una persona schietta, genuina, ecco, genuina. E abbiamo subito cominciato a parlare di musica e ho capito che avevo davanti a me una persona estremamente profonda,
profonda, una persona che ha creato questa musica con grande entusiasmo, con grande competenza. E una delle qualità maggiori di Lino Zambone, dalla musica che mi ha fatto ascoltare in quel momento, è quel contatto che lui sa creare col pubblico e che credo sia fondamentale in un compositore. Lui tocca gli animi delle persone che lo ascoltano, e secondo me questa è indubbiamente una chiave, sarà una chiave del suo successo. I giovani oggi abbiano veramente bisogno di questo. Poi, dopo tutto quello che è successo negli ultimi anni, io credo che la salvezza per questi giovani sia veramente non solo la musica, io quando parlo di musica intendo ogni forma artistica, ogni forma artigianale, ogni forma dove l'essere umano deve veramente pensare e creare con la propria testa. Io sono nata in Svezia e ho cominciato le scuole lì perché mia madre era svedese, quindi io sono nata e mi ricordo i primi anni della scuola, la musica aveva un'importanza pazzesca. E la musica era, ad esempio, allo stesso livello della lingua nativa o della matematica o della storia. Recentemente ho fatto un viaggio sempre in Scandinavia, questa volta però ero in Finlandia, ero andata lì ad insegnare e ho visto, mi hanno fatto visitare una scuola materna. Nella scuola materna ci sono tre stanze adibite alla musica, dove i bambini di 4, 5, 6, 7 anni possono imparare tutti gli strumenti, che trovo sia una cosa geniale, perché chi lavora con questa forma, chi lavora con la musica, e non parlo delle semplici canzoncine che insegnano talvolta, no, ai bambini, ma veramente fargli capire chi è Mozart, chi è Bach, chi è Monteverdi, per non parlare poi di tutta la nostra cultura operistica, io credo che questi ragazzi escano con un maggiore equilibrio, con una maggiore serenità, con una maggiore voglia anche di cose semplici, di un ragazzo che può godere a stare davanti a non a un televisore, ma seduto su una poltrona ad ascoltare una bella sinfonia di Schubert. Ben vengano questi musicisti giovani, perché Lino Zimboni è un uomo giovanissimo e che porta avanti un discorso di questo tipo, tenendo presente anche che oltre alla sua bellissima musica c'è anche un testo importante. Io recentemente sono stata in Egitto invitata ad una manifestazione che si è tenuta ai tempi di Luxor, e quindi insomma siamo stati invitati io e ad Andrea Bocelli a partecipare, a fare un evento anche musicale, e lì si parlava dell'opera del maestro Zimbone, capito? E di questo progetto importante, per cui io ero molto molto felice per lui. Comunque vi ho visti, vedo tante belle persone, c'è una bellissima sala da Gremita, e quindi vi abbraccio tutti, vi saluto con molto affetto. E a proposito di Vicenza, visto prima parlava il sindaco, Vicenza è una città strepitosa come tutte le bellissime città del Veneto. Io ho studiato a Padova, quindi un pezzo del mio cuore è in Veneto, e quindi vi saluto con molto affetto.